Ma domani ci vorrà sia l'aspetto fisico che l'aspetto mentale. Sicuramente la vittoria è il miglior recupero dopo ogni prestazione. Poi dopo viene fuori la stanchezza fisica dovuta allo sforzo fatto in partita, però sono passati un po' di giorni, quindi la squadra sta abbastanza bene, quindi ci siamo preparati per affrontare una partita difficile contro avversario che ha nella qualità, nella fisicità, nella voglia di fare tutte le componenti per essere una grande squadra, allenata da un amico perché abbiamo giocato assieme 6 anni, ci conosciamo da sempre, quindi conosco il valore di Massimo e quindi sarà una partita veramente difficile che però noi affronteremo al massimo come abbiamo fatto nelle ultime gare. Carrera ha vinto il campionato in Russia, quindi il fatto che lui alleni in Serie C, è vero che allena Bari, quindi è sicuramente una piazza non da Serie C, però dà per forza blasone ed è uno spot per la Lega Pro, per la Serie C straordinario, no? Quindi ha vinto il campionato in Russia, ha allenato in Grecia, quindi è stato con Conte alla Juve, in nazionale, quindi oltre a essere stato un grandissimo calciatore, quindi diciamo che ha tutte le carte in regola per essere uno spot straordinario per la Serie C. La carriera da calciatore chiaramente non conta nel momento in cui ti siedi in panchina e devi fare delle scelte, però lui ha dimostrato di essere un allenatore straordinario perché ha fatto benissimo e quindi l'ha dimostrato. Quindi, poi il nostro legame è un legame che va al di là dell'essere stati compagni di squadra perché ci siamo sempre frequentati anche fuori. Abbiamo cose che ci accomunano, quindi lo rivedrò con piacere perché è da parecchio che non lo vedo e sarà un avversario in più. Per me la partita che si va a giocare è la partita più importante, quella successiva poi si penserà dopo. È chiaro che l'essere riusciti a far togliere una giornata di squalifica a Coppola mi dà la possibilità di avere un centrocampista in più in un momento dove sicuramente eravamo corti. E quindi affronterò con una possibilità in più la partita di domani, preparerò la partita di domani con una possibilità in più che è Coppola, dopodiché le altre vedremo man mano che arriveranno. È chiaro che sono tante partite, abbiamo 2 recuperi, e quindi questo non ci dà la possibilità fondamentalmente di lavorare troppo, ma per chi gioca quello sarà l'allenamento. L'aspetto su cui dovremmo lavorare molto molto bene è cercare di tenere anche chi magari gioca meno o ha giocato meno nella condizione ottimale per essere chiamato in causa perché sicuramente ci sarà la necessità di attingere in maniera totale all'interno della rosa. Una è la conseguenza dell'altra, secondo me. Il fatto che tutti debbano sentirsi titolari è un vantaggio per me, ma è un vantaggio anche per loro, perché sennò vorrebbe dire farsi del male da soli, no? Perché poi dopo il campo durante l'allenamento, nella prestazione della partita è sacro, quindi dà dei verdetti che sono lì da vedere. In questo momento la squadra nella sua totalità mi sta dando grande disponibilità e quindi mi auguro che sia così fino alla fine.